Franco Barattini, 56 anni, carrarese, operatore socio-educativo, ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per portare voce a chi convive con la disabilità. Uno dei punti del movimento che più lo hanno convinto a impegnarsi era già nella Carta di Firenze nel 2009 del nascente Movimento 5 Stelle e prevedeva un piano di mobilità per i disabili, un argomento su cui Carrara è in forte ritardo. Sogna con De Pasquale sindaco una città che abbia cura di tutti i cittadini, dove il motto "nessuno deve restare indietro" non resti solo un proclama, ma venga attuato per far diventare Carrara una comunità per tutti. Marco Barilli, 53 anni, quadro direttivo presso la Cassa di Risparmio di Pistoia della Lucchesia, vive a Sant'Antonio con la moglie. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché pensa che ognuno di noi debba mettersi in prima linea per migliorare il suo quartiere, la sua città e la sua vita senza delegare ad altri questo compito. Sogna con De Pasquale sindaco di riportare Carrara a essere un esempio da seguire, dove cultura e benessere diffuso possano diventare una realtà e non siano condannati a rimanere soltanto un'utopia. Cesare Bassani, 55 anni, sposato con Cristina, 3 figlie, tipografo, gestisce in centro città un negozio nato nel lontano 1955. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per tentare con tutte le armi democratiche a disposizione di rovesciare il degrado fisico, umano e culturale della nostra Carrara. Sogna con De Pasquale sindaco che la nostra città possa finalmente tornare agli antichi fasti, perché è davvero convinto che noi carrarini in fondo ce lo meritiamo. Barbara Bertocchi, 44 anni, nata e vissuta a Carrara, 2 bambini stupendi e un marito artista con il quale gestisce da più di 10 anni uno studio di scultura tra le cave, dove organizza corsi ed eventi culturali. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per dare il suo contributo, per vincere le prossime elezioni e per mandare a casa questo gruppo di incompetenti e arroganti che fanno di tutto tranne che il bene dei cittadini. Sogna con De Pasquale sindaco di risollevare Carrara da anni di degrado ambientale, sociale e culturale, o quantomeno potrà dire ai suoi figli di averci provato. Lucilla Calzolari, 66 anni, pensionata e sposata da una vita con Ruggero e ha 2 figli adulti. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché desidera portare il proprio piccolo contributo al cambiamento del nostro paese, affinché onestà, giustizia ed uguaglianza sociale ne possano diventare il fondamento. Questo è il Movimento 5 Stelle. Sogna con De Pasquale sindaco di vedere una Carrara nuova, liberata da decenni di immobilismo amministrativo, finalmente a misura di cittadino. Mario Calzolari, 57 anni, ex area manager, 2 figli, vive ad Avenza con la compagna. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle dopo 5 anni da attivista per dare il suo contributo al cambiamento della città, riprendendo un impegno sociale che lo ha visto in passato tra i fondatori del Centro Documentazione Handicap. Sogna con De Pasquale sindaco di contribuire a portare nell'amministrazione un metodo condiviso di gestione delle risorse per trovare soluzioni adatte a migliorare la qualità di vita dei cittadini. Sara Francesca Cucurnia, 37 anni, impiegata in un'agenzia marittima, 2 figli, vive a Marina di Carrara con la famiglia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle perché convinta, a differenza di quello che ci hanno voluto far credere fino ad oggi, che la nostra città sia piena di risorse ed opportunità e che solo un'amministrazione a 5 stelle sia in grado di farle emergere. Sogna con De Pasquale sindaco una città dove servizi, arte, cultura e turismo possano essere finalmente la chiave per aprire la città al futuro e nella quale i nostri figli possano essere fieri di vivere. Daniele Del Nero, 48 anni, piccolo imprenditore, vive a Sorgnano con la moglie e la figlia. Ha deciso di candidarsi col Movimento 5 Stelle per dare testimonianza di come un cittadino davvero desideroso di cambiamento, pur senza un passato da attivista 5 Stelle, possa aver individuato nel Movimento lo strumento più adeguato per poter finalmente pensare a un modo diverso di amministrare la città. Sogna con De Pasquale sindaco di lasciarsi alle spalle tutte le occasioni perse che hanno reso Carrara una città abituata a vivere al di sotto delle sue possibilità.